Credo che questa conferenza, più che essere il nostro sogno, anche un mio sogno, è il sogno di Dio. Possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Siamo nei giorni di Pasqua. Il dono dello Spirito Santo è il dono principale che viene dalla Pasqua, dalla morte e dalla resurrezione del nostro Signore Gesù. Possiamo fare un applauso in questo tempo di Pasqua per colui che è vivo. Più forte, dai, per lui! Per lui! Anche se la Pentecoste è la festa principale del dono dello spargimento dello Spirito, in realtà lo Spirito viene da quell'unico e perfetto sacrificio che ha lavato via i nostri peccati e che permette allo Spirito Santo di non essere solo con noi per un tempo, come era sugli uomini di Dio del Vecchio Patto, ma di essere principalmente in noi per sempre. Gesù ha fatto una promessa, ha detto: lui sarà con voi per sempre. Amen. Ho scelto alcuni passi, vorrei introdurre questa conferenza con un passo che credo che Dio mi ha impresso nel cuore nelle settimane scorse, se riusciamo ad avere le slide, che si trova nel libro degli Atti, nella meravigliosa predica che Pietro rilascia subito dopo il grande spargimento dello Spirito a Pentecoste. E a un certo punto Pietro, nel centro della sua predicazione, dice: ecco la Pasqua, questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. Amen. Puoi vedere che nel centro della prima predicazione, nel fuoco appena versato sulla Chiesa, la potenza di Dio, ma anche la persona dello Spirito Santo in azione, al centro c'è Gesù. Non aver mai paura di mettere lo Spirito Santo al centro, perché Gesù ha promesso che lui testimonierà sempre di Gesù. Amen. Lo Spirito Santo ti porterà sempre a una comunione, a una rivelazione, dice Paolo, di Gesù, non più secondo la carne, ma come lui veramente è. Quelle cose che occhio non può vedere, che orecchio non può udire, che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, dice l'Apostolo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Condividevamo con l'Apostolo Mario poco fa proprio questa rivelazione. L'Apostolo mi diceva: Walter, Paolo, con tutto quello che sapeva, quando si è trovato davanti la verità, gli ha detto: chi sei? Solo lo Spirito Santo può rivelare al tuo spirito, al tuo cuore, alla tua mente, chi Gesù veramente è. Lo Spirito Santo è uno spirito di fede, lo Spirito Santo è lo spirito della grazia, lo Spirito Santo è lo spirito della verità. Amen. Non possiamo fare a meno di lui. Gesù l'ha detto: senza di me, ma anche senza di lui, non potete fare niente. E rimettere in questa Pasqua al centro lo Spirito Santo, credo che sia qualcosa di profetico, non solo per noi che siamo qui, non solo per questa città, non solo per questa regione, ma per la nostra nazione, fin dove Dio vorrà far arrivare la grazia di questa conferenza. Amen. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò tutti noi siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Ascolta, ha sparso quello che ora vedete e udite. Quando la persona, quando la potenza dello Spirito Santo è presente, si deve vedere e si deve sentire. Amen? Dillo alla persona che è accanto. Si deve vedere e si deve sentire, perché il regno di Dio non consiste solo in parole, il regno di Dio consiste in dunamis, consiste in potenza, consiste in rivelazione. Amen. Ed è lui che la rende presente. Lo Spirito Santo è una persona divina così meravigliosa che non puoi mai stancarti della sua presenza. Io desidero in questa prima sessione
prima che parlare di miracoli. Io credo che vedremo dei segni straordinari in questa conferenza. Credo che vedremo i doni dello Spirito in azione, non soltanto in chi ministra, ma nel corpo. Credo che vedremo opere meravigliose. Stamattina ero sulla spiaggia e pregavo, e mi sono arrivate parole profetiche da tutta Italia. Le persone non sapevo che stavo pregando e per cosa in quel momento stavo pregando, e dicevo: Signore, in questa conferenza rilascia il tuo potere, rilascia i tuoi doni, che il regno di Dio e Gesù sia mostrato vivo alla Chiesa d'Italia. E sul cellulare arrivavano notifiche da sorelle e fratelli in varie zone d'Italia, e rispondevano e dicevano: voi vedrete in questa conferenza segni molto più grandi di quelle che avete visto negli anni scorsi. In quel momento io facevo un dialogo con Dio attraverso le profezie che arrivavano in quel momento. Sai, lo Spirito Santo è l'unica persona che può far andare la tua vita al ritmo di Dio. Quando ti muovi e cammini nello Spirito Santo, ti muovi al ritmo di Dio, al ritmo del cuore di Dio. Amen. Io desidero condividere questa sera. Che cosa vuol dire, o almeno una piccola rivelazione su che cosa vuol dire camminare nello Spirito. Credo che camminare nello Spirito sia alla base, al centro e alla sorgente di tutto ciò che Dio vuole mostrare come suo regno sulla terra. Su questo possiamo poi parlare di segni, di miracoli, di doni, e Dio li farà. Probabilmente io credo che Dio ministrerà anche mentre la parola viene rilasciata. Amen. È Lui che crea la fede. Ma camminare nello Spirito significa conoscere il suo cuore, significa conoscere la persona dello Spirito Santo. Non è soltanto che lo Spirito Santo faccia qualcosa per noi, ma che noi possiamo conoscerlo profondamente, camminare con Lui. E Paolo dice alla Chiesa di Galati, al capitolo 5, al verso 16: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Fermiamoci un attimo sulla prima parte. Mentre leggevo questo passo, il Signore mi ha detto: Walter, voglio che tu mediti per un po' di tempo su queste parole. Io dico, camminate secondo lo Spirito. A volte sono poche gocce che rendono la parola di Dio un oceano così profondo. E ho cominciato a meditare su questo versetto, su questo passo. Dio, Signore, che cosa vuol dire veramente camminare nello Spirito? La traduzione dal greco pneumati è un dativo, significa sia camminare nello Spirito che camminare per lo Spirito. Ma il senso comunque non è quello che spesso noi abbiamo dato del camminare facendo delle cose per bene. Amen. A volte noi abbiamo letto questo: camminate secondo lo Spirito, cercate di avere un buon comportamento. Ma il senso di questo versetto non è quello. È qualcosa di molto più profondo. Il senso è quello che è lo Spirito che ti porta a camminare. Questa parola camminate nella lingua originale è un verbo peripateuo, peripateo in all'infinito, che significa camminare, ma ha due sfumature particolari che mi hanno aperto un mondo. Una di queste è, attenti, far progredire qualcuno. Ma attenti all'altra. Peripateuin non vuol dire soltanto camminare, in realtà ha un senso più di far camminare qualcuno. Peripateuin è passeggiare con qualcuno che ti sta accompagnando. Vuol dire anche far progredire qualcuno. Ma attenti l'altra sfumatura potente di questo verso: fare un buon uso delle opportunità. Quando cammini nello Spirito Santo, Lui che ti fa progredire, ma è anche colui che ti dà sapienza per far sì che le opportunità della tua vita siano utilizzate in modo sapiente. Dio semina buone opportunità nella vita, ma questo non è sufficiente se non sappiamo ben utilizzarle, vero o no?
Dio può creare una buona opportunità, ma quante volte abbiamo sciupato buone opportunità? E ci siamo guardati indietro e abbiamo detto adesso non posso più fare niente. Quando cammini nello Spirito Santo, Lui non solo ti fa progredire, ma Lui ti insegna, ti guida a fare buon uso delle opportunità della tua vita. Puoi dire amen questa sera. Camminare, ho meditato su questa parola, camminare nello Spirito. La prima volta gli studiosi della scrittura parlano della legge della prima menzione, cioè quando una parola chiave si trova la prima volta nella scrittura, lì c'è la radice più profonda, c'è la più profonda rivelazione. La prima volta in cui si parla di camminare nella Bibbia non si parla del camminare dell'uomo, ma si parla del camminare di Dio. Nel libro della Genesi, al capitolo 3, subito dopo il peccato, attento qui, attento, subito dopo il peccato, sono state spesso insegnate cose di questo tipo: quando commetti gli errori, quando cadi nel peccato, lo Spirito Santo va via da te. Che dramma sarebbe? Che dramma sarebbe? Se Gesù ha promesso, Lui resterà con voi sempre. Gesù ha detto sarà con voi sempre. Anzi, è proprio la sua grazia e la sua presenza che ti dà la chiave per uscire dal peccato. È la grazia di Dio, è l'amore di Dio. Ma guarda che cosa accade. Subito dopo il peccato, al verso 7 è scritto, si aprirono loro gli occhi, si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture. Questa parola, chagor, in ebraico vuol dire letteralmente una cintura di corda, e i masoretici dicono che questa parola nell'ebraico viene utilizzata per le cinture dei servi. Sai, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 1, al verso 13, Gesù appare a Giovanni cinto di una fascia, che nella lingua originale è zone in greco. Zone è la cintura del servo. L'uomo peccando è diventato schiavo, da re è diventato servo. Gesù, da re che era, si è fatto servo perché noi che eravamo servi del peccato potessimo tornare ad essere figli di Dio e regnare sulla terra. E poi al verso 8, attenti, udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino, nella brezza del giorno. Guarda questo, Dio per la prima volta si mostra come colui che cammina. Amen. E la parola brezza nell'ebraico originale è ruach, e la parola ruach non vuol dire soltanto alito, soffio, ma vuol dire anche spirito. Ehi, Dio è il primo che cammina nello spirito. Dio cammina nel suo spirito. Dio cammina nella grazia. Quando tu cammini nello spirito, stai camminando al ritmo del suo cuore, al ritmo dei suoi passi, stai camminando nel suo spirito. Alza le mani e dici, Signore, insegnami a camminare nello Spirito. Camminare con Dio, ascolta, non è fare le cose giuste, è camminare con Dio che ti porterà a fare le cose giuste, ti porterà a fare le scelte giuste. Rimettere al centro la persona dello Spirito Santo vuol dire mettere noi un gradino sotto. Amen. Dio non ci ha mai chiesto di ottenere ciò che Lui ci chiede con i nostri sforzi. La grazia di Dio provvede ciò che Lui chiede. La santità che Dio richiede è la santità che Lui ha provvisto. La giustizia che Lui richiede è la perfetta giustizia che Gesù, morendo sulla croce, ha rilasciato sulla nostra vita. Addirittura la fede che Dio richiede è chiamata la fede di Dio. Tutto ciò che Lui chiede è pronto a darlo. Dillo alla persona che è accanto: tutto ciò che Dio ti chiede, Dio è pronto a supplirlo nella tua vita. E lo Spirito Santo è colui che è dentro di noi e con noi per rilasciare cose divine sulla nostra vita. Amen. Numero uno, Dio è il primo che cammina nello Spirito, nel suo Spirito, nella sua grazia, del giorno. Questa parola Yom, è la stessa da cui viene ad esempio la parola Yom Kippur, non vuol dire parola Yom Kippur, non vuol dire solo giorno, ma vuol dire anche caldo. E questa parola caldo, attenti, viene da una radice, ascolta, che vuol dire angustia, difficoltà.
quando sei in una situazione di angustia e di difficoltà, la cosa migliore che puoi fare è camminare nello Spirito. Quando sei in un momento caldo della tua vita, in un momento rovente della tua vita, l'unica cosa che puoi fare è scegliere di camminare nello Spirito Santo. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Verso 9. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ma questa parola, haike, in ebraico, non vuol dire soltanto dove sei. Infatti in Geremia capitolo 5 verso 7 questa parola hai non è tradotta come dove, ma è tradotta come. Dio non ha, ascolta questo, l'uomo ha appena disubbidito, l'uomo ha appena peccato e ha consegnato non il pianeta a Satana, perché la terra rimane di Dio, ma ha messo ogni cosa sotto il potere, sotto il diritto, dice Paolo ai Romani, del nemico. E in quel momento il Signore nello Spirito, nella grazia, va verso l'uomo e non gli chiede solo dove sei, ma gli chiede come stai. Wow! Quante volte il nemico ci ha fatto sentire questo dove sei? Ma quella è la voce d'amore di un padre che sta cercando suo figlio. Dove sei, ma anche come sei, come stai? Egli rispose, posso farvi vedere qualcosa che non avevo mai visto? Questa è la prima preghiera della Bibbia. È la prima volta in cui sappiamo, o almeno leggiamo, sicuramente avrà parlato prima, ma è la prima preghiera, cioè la prima comunicazione riportata nella scrittura tra l'uomo e Dio. La prima cosa che l'uomo, ascoltami, nel peccato dice a Dio è: ho udito la tua voce. Se tu scegli di camminare nella ribellione, nella disubbidienza, piano piano non sentirai più la voce di Dio, perché il tuo cuore si indurirà. Ma anche dopo che hai sbagliato, lui continuerà a farti sentire la sua voce, perché nella sua presenza c'è la sua voce. Camminare nello Spirito significa poter sentire la sua voce. Gesù ha detto le mie pecore, non ha detto le pecore buone. Alzino le mani le pecore non perfette. Non ha detto le pecore buone sentono la mia voce, lui ha detto le mie pecore. Ricorda che anche nel momento peggiore della tua vita tu sei sempre sua pecora. Non sei una pecora del diavolo, sei una sua pecora che è andata tra le spine. Lui è suo compito di cercare, trovarla, metterla sulle sue spalle, fare festa. E poi dire: c'è più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Io un giorno ho detto: Signore, fammelo vedere il ravvedimento della pecora, perché non lo vedo. Non vedo la contrizione, le lacrime della pecora. Sai qual è il ravvedimento? Lasciarsi trovare, lasciarsi amare, lasciarsi caricare sulle spalle, lasciarsi portare a casa e accettare di fare festa con lui. Infatti la parola pentirsi o ravvedersi in ebraico, shub, vuol dire pentimento, ravvedimento, contrizione. Ma quando diventa un verbo, diventa shubah, si aggiunge la lettera he, la quinta lettera. E shub più he vuol dire voltarsi, perché questo significa shub. Ravvedersi vuol dire tornare indietro. E se he è la grazia, ravvedersi vuol dire voltarsi verso la grazia. Quando sei nel peccato, voltati verso la grazia. Non andare via da lui, voltati verso di lui. Quello è ravvedimento. Ho udito la tua voce. Il primo comando che Dio dà a Israele è Shema. Ascolta. La prima preghiera che è registrata a Dio è: ho udito la tua voce. Call. Voce, la stessa voce. Questa parola call è la stessa parola che troviamo quando Elia arriva davanti alla spelonca. Vi ricordate sul monte Horeb? E prima arriva il fuoco, poi arriva il terremoto, poi
il vento che schianta le rocce, tutte manifestazioni che accaddero al Sinai quando fu data la legge. Il terremoto, il fuoco, il vento. Ma Dio non era nel fuoco, Dio non era nel terremoto, Dio non era nel vento, Dio ha dato la legge, ma il cuore di Dio non è nella legge. E poi a un certo punto è scritto, venne una voce di silenzio, lì la parola è call, un sussurro. Elia, davanti alla voce della grazia, fece quello che molte persone fanno, si coprì il viso per non vedere. Ancora oggi, molte persone stanno a Horeb, sul monte della legge, Dio parla ancora oggi e dice, perché dopo 2000 anni che mio figlio vi ha introdotto della grazia, perché sei qui, Elia? Perché sei ancora qui, Chiesa? E pensa, nel momento del peccato, Dio si avvicina non con una voce di rimprovero, ma con una dolce voce di silenzio. Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Wow. Torniamo un attimo a Galati 5. Io dico, camminate secondo lo spirito, non adempirete affatto i desideri della carne, verso 17. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Attenti, sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. State attenti qui. Quando cammini nello spirito, non puoi fare quello che faresti quando non sei nello spirito. Dio non ti sta dicendo cerca di non fare quello che vorresti. Non puoi sforzarti a cercare di non concupire. Non puoi sforzarti a cercare di non desiderare. Di no. Quello che il Signore ti chiede è cammina nello spirito. Quando tu cammini nello spirito, la direzione dello spirito è la direzione opposta a quella che sarebbe il desiderio della carne. Io non posso non ubbidire alla carne con le mie forze, ma posso camminare nello spirito. No. Dopo vedremo alla fine, perché io so che molti di voi stanno dicendo non ci hai ancora detto praticamente che cosa è camminare nello spirito. Quello te lo dico tra 2 minuti e mezzo. Ma camminare nello spirito significa andare, direbbe qualcuno, in direzione ostinata e contraria al peccato. Lo spirito ha desideri contrari alla carne, in modo che camminando nello spirito non potete fare, non potete. Sai perché? Perché Paolo ai Filippesi dice lui crea il volere e l'agire in te secondo il suo disegno benevolo per te. Dio ha un progetto benevolo per la tua vita. Dillo alla persona che è accanto, Dio ha un progetto benevolo. Geremia direbbe pensieri di bene, non di male, per darti un avvenire, una speranza. Amen. E lui lo crea. Sai come Dio ti frega e ti porta a fare la sua volontà? Che mentre tu sei inebriato dalla sua presenza, lui zitto zitto crea il suo volere dentro di te e nemmeno te ne accorgi, e quando l'ha creato lo desideri pure. È così buono il Signore. Quanti possono dirlo? Dio è buono. Finisco con questo. C'è un passo nel libro della Genesi, al capitolo 26, su cui Dio mi ha parlato nei giorni scorsi. Credo sia un passo profetico che ci guiderà un tempo di preghiera, di ministrazione generale con cui iniziamo piano piano a ricevere. Amen. Solitamente lo Spirito Santo fa un po' come accadde quando, dopo quegli anni in cui la fede di Elia aveva chiuso il cielo, arrivò una nuvoletta come una mano, vi ricordate? Erano solo poche gocce di pioggia, ma qualcuno disse attacca il carro perché di qui a poco ci sarà un acquazzone. Io credo che stanno iniziando delle gocce qui, ma per la fine di questa conferenza avremo un diluvio dal cielo. Amen.
Amen, sì, dai di più. Alleluia. Un giorno venne una carestia, ascolta, credo che questo sia profetico per questa conferenza. Un giorno venne nella terra in cui aveva vissuto Abramo, anche al tempo di Isacco e di sua moglie, una carestia nel paese, tutti andavano in Egitto a comprare grano, un po' come quando al tempo di Ruth, tutti volevano andare a cercare fuori il pane, quando invece quel luogo si chiamava proprio Bethlehem, la casa del pane. Non cercare pani stranieri, non cercare acque straniere. Il Signore parlò a Isacco e disse: non scendere in Egitto, resta in questa terra, resta in Gerar, perché io ti benedirò in questa terra. Ascolta, credo che questa sia una parola per noi questa sera. Io ti farò crescere, ti moltiplicherò come ho fatto con tuo padre in questa terra. Sai, se io fossi stato Isacco in un tempo di carestia, avrei cominciato a guardare il cielo in attesa di nuvole, di pioggia, vero o no? Salomone dice: chi guarda il cielo, chi guarda il vento non seminerà. La Bibbia non dice che venne la pioggia. La Bibbia non dice che finì la carestia. Noi stiamo vivendo anche in un tempo di carestia, vero o no? E in quell'anno raccolse il centuplo. Tutti lo sanno, ma Dio mi ha fatto vedere qualcosa. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi, di pecore, di mandrie, di buoi, di numerosa servitù. I filistei lo invidiavano. Quando Dio inizia a innalzarti, mangerai le cose migliori del paese e avrai un sacco di nemici. Amen. E poi guarda cosa accade al verso 15, ascolta qui. Prima c'è la storia, lo stesso errore che aveva fatto Abramo con Sara, la stessa attitudine che lui ha con Rebecca, ma al verso 15 è scritto che i filistei turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo, suo padre. Ascolta, la Bibbia dice che quella terra rese il centuplo, vero o no? Ma la Bibbia non dice che piove. Quale fu il segreto? Che la terra che spesso, scusate, che l'acqua che spesso attendiamo dal cielo è invece sotto la terra, è dentro i pozzi. L'acqua ha una caratteristica: tu puoi cercare di bloccarla, di fermarla, ma lei troverà sempre una strada da dove passare. I nemici avevano riempito i pozzi di terra, ma l'acqua era rimasta. L'acqua aveva continuato a correre sotto il terreno. Apparentemente sopra c'era carestia, c'era aridità, ma sottoterra c'era l'acqua. Un giorno Gesù ha detto a una donna di Samaria: l'acqua che io ti darò diventerà una sorgente che scaturisce in vita eterna. Però ascolta, c'è una cosa che il nemico vuol fare, ed è durare queste sorgenti con la terra. Il mio e il tuo cuore, questo pozzo. Spesso aspettiamo l'unzione dal cielo, spesso aspettiamo segni dal cielo e non realizziamo che è dal nostro cuore che scaturiscono le sorgenti della vita. Gesù in Giovanni 7 ha detto: chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Che cosa è quando il nemico tura queste sorgenti con la terra? La terra rappresenta la carne, Adamo. Spesso il nemico vuole riempire quelle che devono essere sorgenti d'acqua viva con cose umane, anche con cose del mondo, purché i pozzi vengano otturati. Ma ricorda, se tu permetti che il pozzo del tuo cuore non faccia scaturire l'acqua perché è otturato da pensieri del mondo, cose del mondo o strategie umane che hanno preso il posto della grazia e dell'azione di Dio, l'acqua troverà sempre da dove passare. Lo Spirito Santo troverà sempre nuove strade, ma Dio vuole di più. Dio vuole che sia anche tu a bere, la tua famiglia, la tua chiesa, la tua comunità, la tua nazione, dall'acqua del tuo pozzo.
chiudo con questo. Che cosa è camminare nello Spirito? Camminare nello Spirito è tenere quel pozzo aperto. Io credo che in questa conferenza molti pozzi che sono venuti qui otturati torneranno di nuovo a far sgorgare acqua. La parola di Dio, la predicazione, i doni dello Spirito, la profezia vengono per liberare tutto ciò che di umano ha riempito e di solo umano ha riempito il nostro cuore. Un giorno Gesù disse a Pietro in Luca 5: prendi il largo e getta le reti. Prima di vedere un grande raccolto occorre staccarsi da questa terra, dalla natura di Adamo. Occorre avere il coraggio di prendere il largo nelle vive acque dello Spirito Santo. Ricorda che tu sei una sorgente ambulante dovunque vai. Dio ti ha salvato e ti ha trasformato in una cisterna che deve far sgorgare unzione, vita, fiumi di guarigione, fiumi di doni spirituali, fiumi di sapienza, fiumi di vita ovunque tu vai. Se il nemico, a volte anche insegnamenti sbagliati, hanno turato questi pozzi con la paura, con il senso di condanna, con il senso di inadeguatezza, o se abbiamo cercato cose all'esterno, ci siamo riempiti di cose che hanno soltanto finito per soffocare quella sorgente che è il nostro spirito, questa conferenza è il Kairos di Dio, perché questi pozzi vengano di nuovo liberati e tornino di nuovo a dare acqua. E chiudo, alziamoci in piedi. Voglio chiudere con questo. Che cosa è camminare nello spirito? Quanti lo vogliono sapere? Ascolta, camminare nello Spirito è seguire una direzione dello Spirito. Camminare nello Spirito è scegliere una direzione che è la direzione di Dio. Vi ricordate quando nel capitolo 3 della lettera di Giacomo, Giacomo ci ricorda che la direzione della nostra vita è data dalla lingua. La lingua è il timone della nostra vita. C'è stato un popolo, il popolo di Israele, che ha vissuto per molti anni anche lui nel deserto. Isacco nel deserto ha prosperato, Israele nel deserto è morto. Il motivo è stato la lingua. Ognuno di noi può vivere un tempo di deserto, chi non l'ha vissuto? Camminare nello Spirito è la chiave per passare i deserti, ma vivere in un'idratazione continua, spirituale. Anche i medici ci dicono che spesso tante malattie nel corpo derivano dalla disidratazione. Sai, è vero o no? Impara a vivere continuamente idratato. I serpenti non possono passare l'acqua. I serpenti vivono nel deserto dove c'è terra e polvere arida. La Bibbia dice il serpente si nutrirà di polvere. Quello che Satana vuole è che tu sia non in una situazione di aridità, ma nella tua situazione di aridità. Ma non guardare qual è la situazione intorno a te, preoccupati di camminare nello Spirito. E mentre erano nel deserto, il Signore dette una direzione. Quella direzione si chiamava la terra dove scorre il latte e il miele. Noi la chiamiamo la terra promessa, ma permettetemi, la Bibbia la chiama in un modo più bello, la terra non dove c'è il latte e il miele, ma dove scorre continuamente il latte e il miele. Sai, tu puoi essere anche in un deserto, ma il Signore ti dice la direzione dove io voglio portarti se tu cammini nello Spirito è in una terra dove scorre il latte e il miele. E non è come quel tempo là che era una terra fisica, ma è una dimensione spirituale. Sai qual è la chiave per prendere quella direzione? Sai qual è la chiave per uscire dal deserto ed entrare nella terra dove ci sono case che non hai costruito, dove puoi bere da vigne che non hai piantato, dove puoi mangiare frutti di alberi che non hai coltivato? Ce lo dice Salomone al capitolo 4 verso 11 del Cantico dei Cantici. Sposa mia, chiesa mia, le tue labbra stilano miele e la terra dove scorre miele e latte è sotto la tua lingua. Quando impari a pregare nello Spirito, impari a camminare nello Spirito. Alza le tue mani questa sera.
La terra dove scorre il latte e il miele oggi non è una terra fisica, è sotto la tua lingua. Ascolta, quando tu impari a dare la tua lingua, a pregare nello Spirito Santo, quel pozzo otturato comincia di nuovo a mandare acqua viva e scopri che la dimensione spirituale della presenza, della meraviglia di Dio, la chiave è sotto la tua lingua. Alza le tue mani questa sera con me, chiudi gli occhi e di: Spirito Santo, io arrendo la mia lingua a te, soprattutto apro il mio cuore a te. Se il mio cuore è come uno di quei pozzi otturati, io so che sotto c'è ancora acqua. Il mio pozzo può essere otturato, ma può essere liberato e dare di nuovo fiumi d'acqua viva. La chiave per entrare in una terra dove scorre latte e miele è la tua lingua. Alziamo le nostre mani e preghiamo te, Spirito Santo, questa sera, perché noi possiamo uscire da questa conferenza non soltanto liberati, guariti, con parole da parte tua, e tu lo farai oltre le nostre aspettative, ma noi vogliamo uscire di qui con delle chiavi. Noi vogliamo uscire di qui non dovendo dipendere da una conferenza, ma imparando a camminare nello Spirito, imparando a pregare nello Spirito, imparando a rilasciare quelle sillabe semplici che hanno il potere di farci camminare nella stessa presenza in cui Dio stesso cammina. Alza le tue mani e di: Spirito Santo, io arrendo a te la mia lingua. Insegnami ogni giorno a camminare in te. Mentre tu cammini, mentre tu ogni giorno preghi nello Spirito, Dio rilascia tesori su questo cammino, Dio rilascia rivelazioni. Adamo nel peccato sentì la voce di Dio, perché lui era nello Spirito. Quanto più oggi tu, che sei giustificato dal suo sangue, hai la promessa di poter sentire la sua voce nella tua presenza, nella sua presenza. Alza le tue mani e comincia a lasciare queste sillabe. Qui c'è un'unzione meravigliosa che ti aiuta. Non renderle complicate. Se è tanto tempo che non preghi nello Spirito, lascia semplicemente delle sillabe uscire. Ogni temporale inizia con poche gocce. Ogni inondazione inizia con poche gocce. Ogni valanga inizia con piccole palline di neve. Ogni grande movimento di Dio inizia da cose piccole, ma ricorda che le cose piccole di Dio hanno il potere di distruggere le forti. Signore, nel nome di Gesù, che ogni pozzo otturato sia di nuovo libero stasera di rilasciare quei fiumi d'acqua viva che scaturiscono in vita eterna. Nel nome di Gesù. Che ogni voce di condanna taccia stasera nel nome di Gesù. Alza le mani e ricevi il suo potere di preghiera, il potere sovrannaturale della preghiera nello Spirito. Oh, sotto la tua lingua c'è la terra dove scorre latte e il miele. Dalla a lui stasera. Dalla a lui. Il luogo di delizia è la tua lingua. Alza le mani e ricevi quest'unzione. Man mano che questi giorni passeranno, diventerà sempre più potente, sempre più pesante, sempre più saturante, sempre più gloriosa.
Ma ti prego, Chiesa d'Italia, alza le tue mani anche voi da casa e permetti a Lui di liberare il tuo cuore, perché quello che tu ricevi tu lo possa rilasciare. Portaci nel tuo ritmo. Guidaci, Signore, in questa conferenza a camminare con te. Camminare più che fare, camminare più che operare. Camminare a fare le tappe che Dio ha segnato già per la tua vita e per la sua Chiesa, ed entrare in quelle opere che sono già precedentemente preparate, perché noi le pratichiamo nel suo riposo. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, meraviglioso Spirito Santo, meraviglioso Spirito di preghiera, meraviglioso Spirito di grazia, meraviglioso Spirito di fede e vita, meraviglioso Spirito di libertà, meraviglioso Spirito di guarigione. Il Signore ci sta dicendo: in questi giorni voi imparerete a camminare e a dimorare nella mia unzione. Oh, imparate da me, predisponete il vostro cuore ad imparare da me. Adoro te.
Qui davanti tutti coloro che ancora non sono, se ci sono, che non sono stati battezzati ancora nello Spirito Santo, se c'è qualcuno, anche una persona sola, se conosci qualcuno, prendilo e portalo qui davanti. Non lasciare questo luogo, questa conferenza. Noi vogliamo subito all'inizio permettere a Gesù di battezzare nello Spirito Santo. E voi che rimanete dietro, alzate le vostre mani, tutti verso di loro. Tutti. Nel dubbio vieni. Nel dubbio vieni. In Giovanni 7 Gesù ha detto: chi ha sete venga a me e beva. Poi ha detto un'altra cosa: chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Ascolta, c'è un tempo in cui bevi, c'è un tempo in cui fai scaturire. Lui ha detto: chi ha sete venga a me e beva. Viene chiamata anche nuova nascita. Quando hai creduto ti sei abbeverato. Ma sai, ci sono milioni di persone in questa nazione che ancora non hanno bevuto, che ancora non conoscono l'unico che può dissetare la vita di una persona. E per questo Dio ha chiamato qui davanti te, perché quando vieni battezzato con lo Spirito Santo, l'acqua che hai bevuto è fiume che scorga. L'acqua che hai bevuto, con cui ti sei dissetato, il Signore ti chiede: mi permetti, quell'acqua che è dentro di te ferma, di farla diventare fiumi di potenza per raggiungere quelli che ancora non hanno bevuto. Se dai questa disponibilità, non se sei in grado, non se te la senti, se gli dai questa possibilità, chiudi gli occhi e alza le mani questa sera e di a Gesù, non a noi, ma qui ci sono ministri che pregheranno per te. Di a Gesù: Signore, io ti do il permesso che l'acqua che è dentro di me diventi fiume fuori di me, che la presenza che è dentro di me diventi potenza fuori di me. Digli: Spirito Santo, tu sei in me, ma questa sera vieni su di me, e che il potere della Pentecoste sia rilasciato attraverso la mia vita, che lingue celesti siano rilasciate dalla mia lingua, che doni spirituali siano rilasciati attraverso la mia vita. E ora di: Gesù, grazie per avermi battezzato in Spirito Santo e potenza. Alzate tutte le vostre mani e ora nel nome di Gesù ricevetelo adesso, mentre tutti noi inizieremo a parlare in altre lingue. Semplicemente apri la tua bocca e fai uscire queste sillabe. Non preoccuparti, è Lui che ti dà la lingua, ma sei tu che devi parlare. In Atti è scritto: tutti cominciarono, non lo Spirito cominciò, loro cominciarono a parlare, ma lo Spirito dava la lingua per esprimersi. Cominciamo tutti. Nel nome di Gesù ricevi ora il glorioso battesimo nello Spirito Santo. Non aver paura della sua potenza. Se senti andar via le forze, non aver paura. Ricevilo nel nome di Gesù. Anche i bambini, se sono presenti,
che siano adesso inondati e battezzati nella sua potenza. Oh, acheria loro corossere de corossea. Oria core bere corossere tereco. Nel nome di Gesù apri le tue labbra e comincia a parlare nella lingua celeste. Oh, ricevilo nel nome di Gesù, così. Nel nome di Gesù ricevilo. So arrabacere sere de corosse. Apri la bocca e lui la riempirà. Naya shuta la la gora tere vede corosse. Ricevilo nel nome di Gesù. Io santi ala la 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 gora se. Ricevilo nel nome di Gesù. Oh, ricevilo. Signore, lingue di fuoco nel nome di Gesù. Io te ne decoro sia la la gora se. Ah, catala gora berentele che ne ne saia. Scioia cala cora dara cora se. Lingue di fuoco nel nome di Gesù. Noria che ne vede coro seia coro se. Ricevilo nel nome di Gesù. Sia dalla coro seia dalla dalla coro sa. Oria che ne vede coro seia. Inizia con me. Aia dalla cola che ne vede così. Inizia insieme a me. Corri a vede coro seia coro sa. Oria coro seia. Dello Spirito, scende su di me, dello Spirito, inizia nel nome di Gesù, apri la bocca, fai uscire queste sillabe, poi aldai a corse. Aver paura, fai uscire queste sillabe, non aver paura se ha senso o no. Le cose di Dio hanno più senso delle cose degli uomini. La saggezza di Dio è più grande della stoltezza degli uomini. Nel nome di Gesù ricevilo. Oh, fatele fluire libere. Fatele fluire, libere. Oh, ricevilo nel nome di Gesù con me. Inizia a parlare in altre lingue. Ancora. Lo Spirito scende su di me. Scende su di me il fuoco dello Spirito. Non aver paura se sono poche sillabe. Anche quando hai iniziato a parlare da bambino, hai iniziato con poche sillabe, ma più continuerai ogni giorno, più questa lingua crescerà, riceverai nuove lingue. Ma più che per le lingue, alza le mani e digli: Spirito Santo, grazie perché sei acqua dentro di me, ma anche fiumi di potenza fuori di me. Per questa nazione, nel nome di Gesù.